Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, sabato 4 gennaio. Ariete, vi sentirete coinvolti sempre di più nei rapporti con gli altri e la luna in sestile vi darà una mano preziosa nel gestire vari interessi. Tuttavia sarebbe meglio concentrarsi su poche cose alla volta ed evitare di disperdere le energie. Toro, le preoccupazioni sono all'ordine del giorno e anche se vi siete detto di lasciarle da parte, la luna in acquario non fa che ricordarvele. Proprio per questo non riuscite a divertirvi e a trascorrere un sereno fine settimana come vorreste. Gemelli, una forte immaginazione creativa unita a molteplici interessi che la luna in trigono riesce a trasmettervi. Sarà il vostro asso nella manica. Possibilità di viaggi, brevi spostamenti anche per lavoro, ma sempre all'insegna della positività. Cancro, a volte sapete come giocare le vostre carte in modo da sembrare un gradino più in alto rispetto agli altri, ma la strategia non sempre può funzionare. Forse la cosa migliore sarebbe quella di non osare troppo, cercando anche di accontentarsi un po'. Leone, aspirate a brillare come astri nel buio della notte, ma per colpa della luna in acquario c'è sempre qualcuno che vi pone un freno inibitore. Tuttavia, quando sarete abbastanza forti, potrete fare il bello e il cattivo tempo, senza avere preoccupazioni. Vergine, sabato forse non entusiasmante, ma proficuo per quanto riguarda le questioni pratiche. Se durante la settimana non avete avuto abbastanza tempo, approfittatene per rassettare, rammendare, sistemare e vivere così, nell'ordine che sicuramente amate. Bilancia, la serata promette davvero bene, grazie all'intrigante luna in un amico segno d'aria come il vostro. Siete frizzanti ed esprimete vitalità. Cercate di non rovinare tutto rimanendo con la testa fra le nuvole e non accorgendovi di chi vi chiama. Scorpione, in qualche modo riuscirete certamente a limitare i danni e i contrattempi fastidiosi messi in atto dalla disarmonia tra Luna e Saturno. Certo, dovrete ricorrere a tutte le risorse mentali e psicologiche, alla fine sarete davvero esausti. Sagittario, cercate di creare attorno a voi un nutrito gruppo di compagni di viaggio fidati, con i quali condividere anche momenti belli della vostra vita. La luna in sestile vi sta dando una mano, ma sta a voi poi decidere come impiegare il vostro tempo. Capricorno, prevenire è meglio che curare, dice il proverbio, e voi avete deciso di seguirlo e menadito, non facendo mai nulla di avventato o casuale. Seguite una strategia, almeno a livello teorico, vi serve per mantenere la rotta in ogni situazione. Acquario, con la luna in quadratura con Saturno non sarà facile uscire allo scoperto e fare la dichiarazione d'amore alla persona che desiderate. Potete scegliere anche di rimandare o di vincere timidezza e paura senza farvi prendere dal panico. Pesci, ascoltate le vostre sensazioni se non volete ritrovarvi separati da voi stessi e dalle vostre reali aspirazioni, finendo per indebolirvi. Conoscendo i vostri pregi e difetti saprete sempre se accettare o no le proposte che vi verranno fatte.